Giovani amici di Slogo Time e soprattutto tifosi della nazionale italiana, ben ritrovati oggi, ovviamente episodio speciale perché parleremo della storia del logo della nazionale di calcio italiana che dopo ben 53 anni, se non ricordo male, è riuscita a vincere un europeo. Scopriamo però i segreti dietro il logo della nazionale subito dopo la sigla. Come sempre, anche in questo caso, ovviamente, dopo le solite raccomandazioni inizieremo, quindi iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto, se vi interessa l'argomento, e ovviamente seguitemi anche sui miei social, dove ogni giorno tratto, parlo, i loghi di tutto il mondo, un po' quello che si trova in giro per il web, no? Ma ora iniziamo con la storia del logo della nazionale di calcio italiana, logo che ha avuto una grandissima evoluzione dal primo. Infatti vediamo che il primo è lo stesso stemma della famiglia reale dei Savoia, famiglia che ovviamente regnava sul Regno d'Italia, sull'Italia in generale. Venne preso giustamente come spunto, utilizzato lo scudo rosso con la croce bianca e il fondo azzurro. Se volete sapere un po' di più vi lascio nelle schede qua parte il video precedente dove vi parlo appunto del perché l'Italia utilizza l'azzurro. Detto questo, dopo il primo logo appunto che viene utilizzato per una decina d'anni, arriva il governo fascista e quindi anche il logo della nazionale cambia. Infatti viene aggiunto un fascio littorio sulla destra, sinistra, dipende un po' come si è messi, e una corona al di sopra per la famiglia reale. Questo tra l'altro è il logo che la nazionale porta, lo stemma che la nazionale porta durante le prime due vittorie dei campionati del mondo di calcio. Nel dopoguerra cade il governo fascista, cade la famiglia reale e di conseguenza venne anche deciso di cambiare il logo della nazionale, che diventa un semplice, tra virgolette, tricolore scudettato che poi ritroviamo sulle maglie delle squadre campioni d'Italia nei vari anni. Nel 1952 poi venne aggiunta la scritta Italia in alto e con questo stemma arrivano il titolo europeo nel 1968 e il secondo posto nel mondiale del 1970, che per chi non lo conoscesse è anche il mondiale della storica semifinale Italia-Germania 4-3. Parlando di nel 1974 poi abbiamo un nuovo redesign del logo circolare, fondo azzurro Savoia con un rombo al centro tricolore, un pallone in stile old style che qua dorato con la scritta Federazione Italiana Gioco Calcio che gira tutto attorno a questo cerchio. In alcuni casi abbiamo anche avuto una versione un po' meno dettagliata dove la scritta Federazione Italiana Gioco Calcio viene semplicizzata, viene riportata solo come FIGC all'interno di un quadrato e non più del cerchio. Arriviamo poi nel 1982, l'anno dei mondiali dell'Italia in Spagna, leggera modifica allo scudo che torna praticamente al passato, sempre fondo nero, scritta Italia, questa volta viene aggiunta la scritta FIGC nel fondo bianco del tricolore. E nell'84 abbiamo un altro redesign, si torna alla versione rotonda, quindi la versione circolare in stile pallone, le stelle che rappresentano ovviamente i mondiali vinti, la scritta Italia, il tricolore, tutto su fondo azzurro bordato d'oro e la scritta FIGC che diventa proprio piccola piccola piccola, sempre lì però presente, ormai fissa. Arriviamo fino al 1992, dove viene istituito un concorso. Ebbene sì, viene istituito un concorso per il nuovo marchio della nazionale. Vinse questa proposta Patrizia Pattaccini con un iconico simbolo della nazionale italiana, che è la lettera I stilizzata, logo iconico per la nazionale. Appunto, lettera I tutta bordata d'oro, le tre stelle sempre lì presenti, Federazione Italiana Gioco Calcio su un box bianco, su un fondo bianco e al di sotto il tricolore italiano. Siamo poi negli anni 2000, dove
si torna a vestire uno scudo che anche in questo caso vede fondo blu, scritta Italia al di sopra del tricolore, le tre stelle su ogni colore appunto della bandiera e il logo della FIGC proprio lì al di sotto, sopra, con i colori anch'essi della nazionale, perché sono verde, rosso, bianco e azzurro. Ricordiamoci bene che c'è anche l'azzurro. Nel 2006 poi la nazionale vince il suo quarto mondiale, di conseguenza anche il logo deve cambiare. Viene aggiunta una nuova stella che prende il posto del logo della FIGC, logo della FIGC che viene in realtà spostato al di sopra e ingrandito. Infine arriviamo nel 2017, dove abbiamo l'ultimo redesign del logo della nazionale, che ci ha anche portato fortuna perché abbiamo vinto gli europei, ci ha anche portato sfortuna perché purtroppo è anche il logo della famosa partita contro la Svezia, dove non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali del 2018. Logo nuovo presenta sempre le nostre quattro stelle, che al posto di stare all'interno del logo questa volta stanno al di fuori, scritta Italia, che prende anche una leggera stondatura per essere più uniforme con lo scudetto che c'è al di sotto. Tra l'altro scudetto e scritta Italia che vengono separati da una linea e dal logo della FIGC, però in monocromia dorata. Devo dire che negli anni c'è stata sempre una bella evoluzione a livello grafico del logo appunto della nazionale. Ha avuto sì tanti redesign, ma ci sono sempre stati elementi che si sono susseguiti sempre negli anni, quindi dallo scudo al cerchio sono sempre stati elementi che si sono spesso ripetuti. Il logo della FIGC non ne parliamo neanche. Quindi questa era la storia del logo della nazionale italiana. Se volete altre storie delle varie nazionali, fatemelo sapere nei commenti. E noi come sempre ci rivediamo poi nel prossimo video domenicale, che sarà un... state tunizzati, stay tuned. Ciao ciao!